Ed ecco a voi, signore e signori, il violoncello per gli amici. Cello! Della famiglia degli archi, con le corde di metallo. Che come suona il cello? Il cello trasmette il suono di queste corde, la trasmette attraverso questo che si chiama il ponte, che è collegata a un palo che passa dalla parte sopra del cielo alla parte sotto. Vediamo se riusciamo a vederlo. Ah, lì si vede un pochino. Fermo, perfetto. Quello lì dentro che si vede il paletto. Come si chiama questo paletto? Si chiama l'anima. Attraverso Anima. E attraverso il paletto? il palletto si trasmette la vibrazione che fa la corda. Quando la vibrazione ha già suonato per tutta la cassa dentro, esce da questi buchi qua che si chiamano le F. Il cielo. E quali sono i fratelli del cello nel gruppo degli archi? La viola, il violino e il Che è il contrabbasso. fratello più grande. Allora, e si può suonare con l'arco o con le dita? Una canzone con le dita sarebbe così. Come si chiamava questa L'arco canzone? si chiama la canzone francese e una con l'arco sarebbe così. Bravo! E come si chiama questa? O come Little Children. Questa è la spiegazione del cello. E una domanda, posso fare una domanda? Sì. Come si fa a decidere col cello se fare una nota più bassa o più acuta? Allora, più vai in qua, le note si fanno più alte. Wow, sa che più va in basso e più la nota è alta. Sì. Che curioso. Sopra si fa più basso, anche le corde, questa più alta, più bassa e questa è la più bassa di tutte, il Do. È giusto? Queste quattro corde non sono coordinate come la scala. Non sono come la scala, queste sono Do, Sol, Re e La. Fine della spiegazione del cello. Molte grazie!